Questa mattina presso la sede della Regione Abruzzo di Viale Bovio a Pescara sono state illustrate le più recenti iniziative del WWF in difesa dell'orso bruno marsicano, dopo che il 15 novembre scorso una mamma e i suoi due cuccioli sono stati trovati annegati in una vasca per la raccolta dell'acqua piovana nel territorio del comune di Villa Vallelonga, nella zona di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Noi come WWF abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, nel quale ricostruiamo un po' la vicenda della morte dei tre orsi nella vasca nel comune di Villa Vallelonga, nella zona di protezione esterna del parco. L'abbiamo fatto innanzitutto per annunciare anche il nostro interesse come associazione a intervenire e a costituirci parte civile qualora dovesse partire un procedimento, ma anche per ricostruire quelle che sono le vicende, perché da quello che si è appurato in realtà la situazione di pericolo era nota e si sarebbe dovuto intervenire sicuramente con maggiore tempestività. Poi abbiamo fatto anche una lettera a tutte le prefetture, alle aree naturali protette, alle regioni che ricadono all'interno dell'areale dell'orso, perché proprio per chiedere se c'è una mappatura di situazioni del genere come quella che ha determinato la morte dei tre orsi a novembre e se si sta intervenendo. Il lavoro effettuato all'interno del PATOM ha indicato gli interventi da operare, le strategie da seguire, ma è necessario dare loro concretezza.